regole antivirus per affrontare la seconda ondata di contagi. E sicuramente i furbetti del covidino come quelli del cartellino si stanno già ingegnando a trovare soluzioni alternative, inventando beceri trucchetti per aggirare i vari ostacoli. Io dico sicuramente, perché sono entrata in possesso di una bozza di vademecum che sta girando tra di loro. Ma veramente? Tra i furbetti ce l'abbiamo covidino. Solo noi sì. In anteprima. Io qui a numeri uni ho capito che si trattava di quello, perché c'era scritto proprio come raggirare il nuovo DPCM, capito? I furbetti del covidino firmato top secret. Per i matrimoni e funerali hanno una dritta. Da oggi potranno partecipare ai matrimoni fino a 10 persone, certo, no? Sì. E ai funerali fino a 15. A 15 mi sembra, esatto. Allora, cosa fare? Cosa Molto fare? Semplice, basta mettere insieme 4 matrimoni e un funerale. Film. Per arrivare a 55 invitati. Beh, che non è poco, dai. Ma questo senza infrangere alcuna legge. Tra le altre cose, poiché gli sposi e il morto non rientrano nel conteggio. Non vengono conteggiati, certo. Diciamolo, non rientrano, ci sono 3 posti in più. Per qualche parente facoltoso che, a differenza dei soliti straccioni, nella busta mette le banconote fucsia. Quelle sono le 50 euro? Le 50 euro sono? Divieto di organizzare feste private in casa. E questo è sicuro, non bisogna farle. L'unico modo che hanno le autorità, ragazzi, per beccarvi, scritto qui nel vademecum del covidino, per beccarvi mentre andate a una festa e controllare come siete vestiti. Ah. Nascondete dunque gli abiti eleganti in uno zaino e vestitevi malissimo. Okay. Usate lo stesso abbigliamento di quando andate a buttare la spazzatura o alla Mauro Casciari. Ah, certo. È un modello, modello. Per i furbetti del covidino è un modello. Sì, Corrado, se uno non sa come vestirsi, allora Mauro Casciari può essere il riferimento. Per passare inosservati, diciamo. Ecco. Okay. Una volta dentro l'ascensore, così cambiatevi come facevo io da ragazza per sfuggire, no? A mio padre e alle feste. Obbligo della mascherina durante le attività fisiche e divieto degli sport di contatto. E questo è giusto. Sì, sì, ma è tutto giusto. Però ma i furbetti anche fanno di tutto. In questo caso, visto che nello sport di contatto ci rientra anche il sesso, no? Sì, sì, è sport. La mascherina la può indossare solo l'uomo. Perché la moglie, quello che fa il marito, non lo considera lontanamente attività fisica. No? E chi ha orecchie per intendere, ma parli di me, inoltre non tutti i mali vengono per nuocere. Ricordatevi di sfruttare il nuovo decreto per denunciare il vostro vicino se organizza feste a casa e vendicarsi della musica di merda che vi obbliga a sentire da anni. È vero. Capito? Brava Maria. One, two, radio, two.